Buonasera, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. I dati di oggi sulla diffusione del coronavirus mostrano finalmente un segnale positivo. La curva del contagio sale meno ripida, c'è un rallentamento nella diffusione del Covid. L'indice di replicazione del virus RT è sceso da 1,7 a 1,4. Un chiaro segno, commenta Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, che le misure di contenimento adottate iniziano a dare i primi risultati, ma la situazione rimane critica. Sono oltre 37.000 nuovi positivi. Ieri era stata superata la soglia record dei 40.000 contagi in 24 ore. Quasi 228.000 i tamponi eseguiti, 27.000 in meno di ieri. Rimane stabile il numero dei morti, 544. Ieri le persone decedute sono state 550. L'economia con la manovra che sta per approdare in Parlamento, con una revisione dei saldi di finanza pubblica e un nuovo scostamento di bilancio. Una manovra da quasi 38 miliardi. Sentiamo. Quasi 38 miliardi e 243 articoli che rischiano di non soddisfare appieno le necessità imposte dalla seconda ondata della pandemia, con i 4 miliardi da destinare al fondo per gli aiuti alle categorie più colpite dalle misure restrittive, ad esempio, che appaiono ai più già insufficienti. E la manovra che sta per approdare in Parlamento, con vista su una revisione dei saldi di finanza pubblica e su un nuovo scostamento di bilancio. Rinnovo di 12 settimane della cassa integrazione, proroga fino al 31 marzo del blocco dei licenziamenti, decontribuzione totale per 3 anni, 4 nel mezzogiorno sui neoassunti under 35, risorse per l'aumento degli stipendi di medici e infermieri, nuovo fondo per l'imprenditoria femminile, 3 miliardi per il nuovo assegno unico per i figli, 4 tra il 2022 e il 2023 a favore del fondo per la riforma fiscale. Restano comunque questi i punti fermi di una ex finanziaria sulla quale lunedì inizierà anche il confronto con i sindacati, sempre più critica invece Confindustria, il cui presidente Bonomi ha avuto un lungo faccia a faccia con il segretario generale della CGIL Landini in occasione dell'evento Futura organizzato proprio dalla CGIL. Bonomi ha rilanciato il suo invito ad aderire ad un patto per l'Italia e all'avvio di una consultazione permanente. Non negativa la risposta di Landini, che però ha messo prima di tutto la necessità di rinnovare i contratti. Negli Stati Uniti adesso, a Washington oggi manifestazione dei sostenitori di Donald Trump e consuete polemiche sul voto. Il servizio del nostro inviato. Donald Trump passa chiuso in macchina. Difficile spiegare un entusiasmo tanto estremo se non con le parole di una delle sue sostenitrici. È stato mandato da Dio, lo ha messo sulla terra per guidarci. Nella Freedom Plaza di Washington oggi è rappresentata tutta la galassia MAGA, Make America Great Again. Dalla destra religiosa ai cospirazionisti e ai suprematisti bianchi, a loro Trump twitta il solito "vinceremo", poi se la prende con la stampa che non copre abbastanza l'evento. Ad unirli al presidente è la totale negazione della realtà. Hanno rubato l'elezione dal miglior presidente di sempre che ha salvato il nostro paese, un vero americano, un vero patriota. Poco importa che non sia vero, che Biden abbia 5 milioni di voti in più di Trump e 306 delegati, esattamente quanti il presidente 4 anni fa nella sua vittoria contro la Clinton. Soprattutto non ci sono prove dei brogli che la Casa Bianca e i suoi sostenitori lamentano, lo dicono i tribunali di Mezza America, nei quali da giorni Trump perde tutte le sue cause. Anche sull'impatto della pandemia hanno un'idea precisa, un problema come minimo gonfiato dai media, certezza che però non si lega con i numeri, 170.000 contagiati e 1.200 morti al giorno. In parallela Washington sfila anche una manifestazione vicino al presidente eletto, con i membri di Black Lives Matter e Antifa. La polizia li tiene lontani, invisibili l'uno all'altro, ma qualcuno per strada si incontra ed il corpo a corpo è inevitabile. E siamo allo sport, il tennis italiano e non solo, celebra Jannik Sinner, il giovane altoatesino che oggi ha conquistato il suo primo titolo ATP a Sofia in Bulgaria a soli 19 anni. Per raccontare tecnicamente Jannik Sinner potrebbe bastare questo scambio concluso dall'altoatesino con un colpo a sorpresa. Nella finale di oggi Sinner ha sofferto solo il secondo set, ma poi non ha avuto più problemi dominando il campo con autorevolezza e raggiungendo quel traguardo che tutto il mondo dello sport italiano attendeva. Non c'è cosa peggiore di quando tutti ti guardano e fanno pronostici su di te, ma Jannik è un duro, 19 anni e 2 mesi, tanto da diventare l'italiano più giovane ad aver vinto un torneo ATP, il 250 di Sofia.
Sinner è diventato grande, maturo, caratteristiche che nel tennis sono più importanti del solo colpo vincente, molto diverso da essere un vincente. In finale ha battuto in 3-7 il canadese Popsipil, che ha ringraziato nella premiazione senza troppa retorica. Sinner, il predestinato Sinner, strappato dagli sport invernali, Sinner il montanaro, che parla poco. Sinner il freddo, che però si è sciolto quando ha ringraziato il suo team. Non lasciatemi mai, ha detto il campione, come per dire ho bisogno di voi, da solo, non sono nessuno. Lunedì Sinner inizia una nuova vita da numero 37 nel mondo. E siamo ai motori. A Valencia Franco Morbidelli ha conquistato la pole position del Gran Premio Comunità Valenciana, penultima prova del Mondiale MotoGP, in difficoltà le Suzuki di Mir e Rins che guidano la classifica iridata. Pioggia protagonista invece ad Istanbul, sede del Gran Premio di Turchia di Formula 1. Nella corsa al miglior tempo sorpresa per la prima pole in carriera di Lance Stroll e della Racing Point. Il canadese avrà al suo fianco la Red Bull di Max Verstappen. In ritardo è una grande sorpresa Lewis Hamilton, ma il suo sesto tempo potrebbe essere ininfluente per la matematica conquista del titolo, che gli permetterebbe di raggiungere il recordman Michael Schumacher a quota 7. Disastrose le due Ferrari con Vettel e Leclerc rispettivamente in sesta e settima fila. Ed era l'ultima notizia, l'informazione torna come sempre domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.